Passiamo adesso alle cose per le quali avete cliccato su questo video. Tommy. Ovvero Tommy. I regali per Tommy. Allora, evviva! Aiutati da Tommy qua accanto a noi. Gattatissimo. Quindi non fate caso a tutti i rumori che si sentiranno di sottofondo. Ciao gente e benvenuti in questo nuovo video. Che cosa facciamo in questo video? Spacchettamento, perché spacchettiamo. Ora come sta col collo? Perché questo è il seguito del video di Primark. Infatti siamo vestiti uguali, però con le facce più stanche. Ah, dove sei cambiato? Ah, è vero, mi la felpa rossa. Io invece no, sono rimasta uguale. Allora, diciamo, con le facce più stanche. Alto il collo. Mamma mia. Quindi sarà un po'. Guarda che sei. No, perché poi se cerco di stare dritta col corpo, la testa sta proprio piegata, piegata. Ah, no, ti prego. Dai, non puoi stare col collo storto così. Ecco, sei così. Se sto storta col corpo, sto dritta con la testa, vedete? Abbiamo fatto parecchi danni, ma soprattutto, come voi sapete, noi siamo amanti di Primark e se vi ricordate bene, prima che nascesse Tommy, ci eravamo fatti mandare delle cose dal nostro amico Riccardo che stava in Inghilterra. E anche dalla nostra amica Coral, perché c'è anche la moglie Coral. E ci arrivarono questi pacchi e Federica ebbe una reazione incredibile. Fu una sorpresa, lei aveva ancora il pancione. Ve lo ricordate quel video? Magari ve lo mettiamo da qualche parte così lo andate a rivedere. Da aprile doveva aprire questo nuovo centro commerciale a Roma, Massimo, nel quale è stato messo per la prima volta a Roma Primark, finalmente, grande gioia. Allora, devo dire che secondo me si gira molto bene, purtroppo c'è tanta gente, ma quello da che mi ricordo io in ogni Primark dove sono andata c'era sempre tanta gente. Certo che con il Covid c'è molto... Certo che con il Covid è un po' più problematico perché devi mantenere la distanza, quindi si crea un po', capito, un po' dei problemi. C'era una fila chilometrica. Fila chilometrica fuori. Anche all'interno abbiamo dovuto rispettare dei percorsi, questo lo voglio dire, per non andare uno contro l'altro e mantenendo sempre il metro di distanza, perché anche nel negozio c'erano tanti agenti di sicurezza. Detto ciò, facciamo vedere cosa abbiamo preso. Allora, innanzitutto abbiamo preso la questo busta. Bustone bianca che è costato 1,50€. C'era anche marrone, ma io l'ho preferita bianca. Ma poi è riutilizzabile, quindi a noi piacciono tantissimo. Sicuramente la prossima volta che andremo da Primark la riutilizzeremo, così non dobbiamo rispendere un altro 1,50€. Poi, subito il pacco che sporge. Vai. E che cos'è, mamma? Abbiamo comprato un mega kit per fare i pacchettini di Natale dal costo di 5,50€ per 1, 2, 3 rotoli natalizi della Disney di Topolino e Minnie, quindi deliziosi, con tutte quante le coccardine abbinate, nastrini colorati, vedete, oro e rosso, i colori più belli del mondo. E questo qua l'ha scelto Federica. E anche i bigliettini a forma di topolino c'erano. L'hai scelto tu però, dillo. Sì, questo l'ho scelto io. Andiamo col secondo. Dai, 5,50 c'è stato, pieno di roba. Abbiamo preso questa decorazione per l'albero con topolino e sotto c'è scritto scrivi il tuo nome qua. Sì. Cioè il tuo nome qui. Questa si rimuove. E ci scriveremo Tommaso. Ah, se lo vediamo subito. Come ricordo del suo primo Natale. Sì, ma dentro ci sta... Ah, c'è il pennarello, marker included, c'è anche scritto. Bravi, io non piace. Lo sapevo. 4 euro per una decorazione molto molto carina. Può essere anche un consiglio per fare qualche regalo. Bravo, purtroppo però non c'era Minnie, non so se la rimetteranno, altrimenti l'avrei presa per un'amichetta di Tommy, però non c'era. Poi continuiamo con le decorazioni natalizie e abbiamo preso questa ghirlanda, 5 euro per la ghirlanda ornamentale di Topolino e Minnie. Comunque l'abbiamo presa perché noi, ve l'abbiamo detto, a casa abbiamo anche il secondo piano, abbiamo le scale, l'avrete visto nella serie su casa nostra, e vogliamo decorare ovviamente anche le scale. Piccola anticipazione, questo probabilmente finirà sulle scale. Lo vedrete in un altro video. Sì. Poi 30 palle, che voi dite? Ah. Ma non ne hai solo due? No, ne abbiamo 30. Amore, ma dai. Queste sono 30 piccole, palline però, minuscole a 1,50€ che utilizzeremo probabilmente a Natale.
Sì, ma sempre sulla, sulle scale, sulla scala. Tutto sulle scale? Sì, anche questo vorrei mettere sulle scale. Vabbè, fortunato, non so che piano hai in mente, poi ce lo farai vedere. Non lo so neanche io. C'è un'altra cosa natalizia che abbiamo comprato. Questo che ha comprato Federica. Queste mi piacevano tanto, non ho resistito. Sono delle lucine a forma di omino di pan di zenzero. Belle. E queste lo sai dove finiranno? Sulle scale? No. No. No, sì, sulle scale anche queste. Adesso passiamo alla ciccia. Bello. Quella vera e propria. Ma poi 2 metri di omini di pan de zenzero illuminati, no, cioè pazzeschi. Vedo solo cose di no, Tommaso. No, non se... sono tutte cose di Tommaso. Ah, quindi vuoi andare a prendere le mie? Con l'unica cosa di Federica, due io non ho beccato mie. Niente. Due cose mie. Ah, due, è vero. Allora, due. Questa è la prima. Vai. Io non dico niente. Cioè le ciabatte. Perché avevo prima, ve le ricordate? Queste. Che sono le ciabatte di quando ho partorito. Che purtroppo si sono, vedete, aperte. E hanno perso addirittura la soletta all'interno. Quindi io camminavo con sto coso un po' scomodo. Fra i peletti. Questo volevo dire. Dai, non mi prendere in giro. Quando infili il piede qua dentro, lo tiri fuori con tutti i peletti appiccicati. E non è carino, insomma. E senti, invece, quanto le pagate queste? Queste, che mi ha comprato mio marito perché l'ha viste lui, sono pazzesche. Erano le ultime. Le ultime, taglia 38-39. 38-39. Io in realtà porto 37-38, però prendo sempre 38-39 delle ciabatte perché devono essere più comode. Vabbè, si sa, si ammorbidiscono. No, poi devono essere proprio che tu te le costo? Infine. 7 euro. Purtroppo non c'erano da maschio, altrimenti un pensierino ce l'avrei fatto. Perché io ho queste qua che sono un po' estive, poi pizzettano. Guarda, c'ho pure le orecchiette pelosine. Senti, passiamo al tuo secondo acquisto. No, vabbè. Cioè, la custodia per il cellulare, perché la mia di Topolino che ho comprato a Firenze con mamma Adriana, ormai, quando era? L'anno fa, 2 anni fa, l'abbiamo, è rotta. Tommaso l'ha rotta. Bravo, l'ha rotta Tommaso perché tirava la pupazzetta attaccata al mio cellulare e l'ha spaccata. Ora lo mette subito? No, non si può fare. Dai. No, ce lo fai. Va bene, vado io. Fine. Vado io. No, vado. Vedere alla fine, dai. Vabbè, alla fine vi faccio vedere la custodia sul cellulare, rimanete, mi raccomando. Poi, altro acquisto per Federica, un cavetto no, l'iPhone. Non questo è per Federica, è per la famiglia. Anzi, potrebbe essere detto anche per Alessandro direttamente. Vabbè, un cavetto semplice nero di 1 metro, sì. Costo 4 euro, probabilmente si trova anche a meno, ma a me serviva. Poi adesso è nero e lo vorremmo attaccare in macchina, lasciare lì. Passiamo adesso alle cose per le quali avete cliccato su questo video. Tommy. Ovvero Tommy. I regali per Tommy. Gli abbiamo fatto queste cose perché noi non è che andiamo tanto in giro a comprargli delle cose, ce le regalano parecchie, sì. Altre ce le regalano delle mamme che hanno avuto degli altri bambini, sì, dell'età di Tommy, quindi sono più grandi, non li sono più. Quindi ci siamo voluti togliere qualche sfizio di fare qualche regalo anche nostro. Anche perché io non credo di aver mai comprato tante cose così a Tommy. Cioè io forse gli ho comprato un cappello, una cosa del genere. Anche quella volta da Primark. Anche perché da Primark tu. E poi ogni volta, ragazzi, che noi giriamo con le mamme, è un macello ste nonne, un continuo te lo prendo io, no, io lo regalo io, lo compro. Questo e che gli dici di no, allora ogni volta questo lo regaliamo. Quindi ogni volta noi ovviamente vediamo delle cose, ma poi grazie a tutte le nonne, insomma i nonni che ci fanno i regali. Quindi andiamo a vedere che abbiamo comprato. Io c'ho pezzi colla. Quando vi prende la chiacchiera, Pepe. Non avete cambiato video, vero? Sono dolorata. No, state ancora qua con noi. Allora, iniziamo da questa qua che ho scelto io personalmente. No, faceva ridere perché lui fa ta. Che cosa ho scelto io personalmente? Una tuta nera con scritto e grigia. Fighetto. Che ragazzo figo. Fighetto. Papà. Vabbè. Felpatina. Poi ragazzi, noi siamo fissati con il nero anche per Tommy. Cioè, questo è 9-12. Abbiamo preso 9-12. 80 centimetri. Considerate che se andate da Primark o comprate insomma cose da Primark, anche per i regali di Natale, le taglie inglesi sono diverse da quelle nostre. Meno male che c'è specificato, così lo vedete tutte quante quando andate a comprare le cose. 9-12 corrisponde a 80 centimetri, mentre invece qua in Italia penso che corrisponda a 74, se non sbaglio. Quindi è probabilmente una taglia in più rispetto a quella rispetto a quella italiana. Poi la cosa che mi piace di Primark è che ti danno le stampelle.
così io posso appendere tutto così. È un piacere, sì, ragazzi, fare video con Tommy. Tommaso, Tommy, allora, è scatenato. Stiamo girando un video, amore. Aspetta, sono le cose tue. Dopo saluti. Va bene. Dopo saluti. Dopo. Dopo fai ciao. Comunque non perdetevi l'aggiornamento di Tommaso che uscirà all'8, perché ci sono tantissime novità. Perché tu pensi che questo deve uscire prima dell'8? Domani esce. Vero, noi l'abbiamo girato ieri, ragazzi. Secondo acquisto per Tommy. Ah, questa era la bomba. Oh. Questo l'ho trovato io e mi prendo tutti i meriti. Voi dovete sapere che da quando è iniziato un po' il freschetto, io sto cercando un giacchetto nero per Tommy, un piumino nero. Però nei negozi dei bambini, ogni volta che dico scusate, un piumino nero, mi rispondono no, nero per i bambini, no, c'è blu. Ma io voglio nero, lo voglio blu. Quindi fortunatamente invece Primark mi ha accontentata. Abbiamo preso più grande, questo è 12-18, quindi 86 centimetri. Perché comunque con tutte le cose sopra, i maglioni, le magliette, le felpe in generale, è meglio più grande. E costa, no, la tasca è finta, 20 euro. Questo è costato 20 euro, sì. Però 20 ben spesi. Euro. Allora, ammazza che chiacchiere. Un attimo, stiamo a girare il video. Andiamo avanti con queste altre cose che ha preso Federica al costo di 10 euro. Che cos'è? Questi sono body, perché mamme, papà, i body non sono mai abbastanza. È vero. Cioè è un continuo, non so gli altri bambini, ma Tommaso è un continuo di sporcare i body tra cacchette che fuoriescono e pipì che fuoriescono. Soprattutto cacche esplosive proprio. I body servono. E poi, essendo cresciuto tantissimo Tommaso questo mese, abbiamo fatto fuori la gran parte dei suoi body. Quindi l'altro giorno ho messo a posto il cassetto e mi sono resa conto che gli stanno bene su tutti i body che avevamo, che saranno stati una quindicina all'incirca, gliene stanno bene 4-5. Quindi gli abbiamo presi. Pensato di abbondare. E visto che da Primark ci sono questi mega pacchi pazzeschi che io consiglio a tutte le mamme, neo mamme che devono partorire, cioè comprate questi che avete risolto, ci sono pacchi da 7 a 10 euro, 7 body 10 Posso euro. Posso fare una piccola pazzesco, riflessione? Dimmi. Ma alla fine il body sta sotto. Quindi se ci stanno i cagnolini, le pecorelle, diciamo che ci frega. Beh, io sono un po' fissata, tu le mutande te le metti abbinate a come sei vestito? No. Vabbè, lo vedi, io sì, voi? Guardate le vostre mutande, guardate i vostri calzini e diteci se sono abbinati a come siete vestiti. Ma non fa mai tutti questi discorsi, oh. Vabbè, quindi ci servivano e li abbiamo presi. Comunque questi sono molto belli, tra l'altro di colori che ci piacciono molto, che ora vedrete sono abbinati a tante cose che abbiamo comprato a Tommaso. Ecco perché li ho scelti. Vi suggeriamo anche di seguirci su Instagram, su Lost in Family, perché noi ogni tanto facciamo vedere qualche prodotto che abbiamo comprato e vi diciamo se sono belli, se sono non belli. E poi mettiamo le fotine di Tommy quando glieli mettiamo. Tommaso, guarda mamma che ha comprato per Tommy, va a vedere. Olle! Che cos'è? Le scarpettine. Le scarpettine. Perché? Perché le scarpe che ha adesso Tommy gli stanno strettine. Quindi abbiamo pensato di comprare questo paio marroncino, perché appunto marroncine non ce l'aveva più, che gli stavano troppo piccole quelle che aveva. E poi anche un altro paio, fa vedere, fa vedere, fa vedere. Eccole! Queste di Topolino, perché sono bellissime, c'è scritto sotto Best Friends. E il costo di queste 6 euro. 6 euro circa, sì. E queste pure 6 euro. Quindi le scarpe 6 euro. Le abbiamo prese perché Tommy gli sta a crescere la fetta del piede. E quindi abbiamo detto compriamogli un paio di scarpe, sì, che abbiamo Tommaso preso anche più grosse. Ha un piedone veramente grande. Da quando era nella pancia in realtà che c'ha il piede lungo, ma proprio enorme. Beh, il piedone. Ma si sa, piede lungo. Diventa alto come il padre, questo si sa. Da notare anche che io ho preso quello con lo strap, perché così il padre gliele infila con facilità, perché voi dovete vedere le scene per infilare la scarpa ragazzino, lui capito, io prendo il tema e lui entra. Adesso passiamo a alle cose serie, delle cose che ho preso io. Questa gliela provo.
Perché, come avete visto nel video, nel vlog che abbiamo fatto, ad un certo punto Federica mi porta nell'angolo del Re Leone. No, ma questa gli sta precisa. Ma te l'avevo detto, prendi più grossa. Vabbè, ma andiamo a cambiare. Stavo dicendo che mi hai portata all'angolo del Re Leone. Bello. Come Disney sapete, Primark è il mio cartone animato Disney preferito. Bellissimo. Infatti, nel video delle sorprese dei Primark dall'Inghilterra, tante cose erano tante del cose Re Leone. Del Leone. E altre del Dumbo, invece. Dumbo e Topolino. E durante questo anno di Tommy, gliel'avete vista addosso e ci avete chiesto dove l'avete presa. Sempre da su Primark. Instagram ci scrivete. Quelle venivano da Primark inglese. E queste invece che abbiamo preso, che abbiamo fatto molti danni. No. Vengono da Primark, quello là che ha aperto a Roma. Quindi scatto io. Vai. Allora, da che partiamo? No. Allora, partiamo da una cosa molto molto utile, ovvero magliette, che non sono mai abbastanza. Anche queste magliettine a maniche lunghe abbiamo preso. Questa qua c'è scritto pronto a comandare. Dai, qua c'è una fantasia. No, questo non c'è niente. È uguale, fronte e retro. Ecco qua. Questa è il fronte. E questa molto carina, grigia e nera, che va bene anche con la tuta, quella grigia e nera che abbiamo comprato. Questa è al costo di 11 euro per tre magliette. 11 euro tre magliette, alla fine sono 3,50 euro. Quanto è? 11 euro tre magliette. Taglia abbiamo preso sempre 9-12, in vista della crescita di Tommaso, che è esponenziale ultimamente. Poi, abbinata a questo, io andrei subito con ta ta da ta 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 ta. Allora, è una tuta. Io impazzisco per questa tuta. Bellissima, secondo noi. Cioè, ci fa veramente impazzire. Guardate perché. Io rosico un po' perché lo volevo abbinare a questa scarpetta. Cioè, rendete conto. Vedi, però. Anche se si può spezzare, dai. Sì, però vedi, ho comprato la scarpetta. Guarda. Pumba come continua. Si vede? E poi anche tutte queste altre magliette ci stanno bene perché, cioè, guarda. Sto pantalone con questa qua carino. Bella, sì, è lo stesso verde. Fino all'ultimo io ho provato a dire ad Alessandro: lasciamo perdere, magari ce lo regalano le mamme a Natale. No, no. Alla fine abbiamo detto no, è troppo bella, gliela regaliamo noi a Simba piccolo nostro. Poi passiamo adesso a una cosa importantissima, perché Tommaso ha i pigiami tutti stretti. Sempre perché come i body, tutto no? Là tutto risicato, risicato. A noi ci fa un po' di tenerezza, quindi papà ha detto no. Perché poi c'avevamo i pigiami quelli coi piedi, no? Quindi tu vedi sti piedi che stanno lì stretti stretti, però no, sono scomodissimi. Quindi... E quindi abbiamo comprato questo pigiamone del Re Leone. È bellissimo, guardate. C'ha anche l'antiscivolo sotto, bello. Così se Tommy vuole camminare c'ha l'antiscivolo. E poi gli altri pezzi sono cappellino abbinato al pigiama. Bavaglino che può essere usato anche stupendo, come bandana. Stupendo, bavaglino. Bellissimo. Così, ci piace da morire. E infine un body verde che militare. Che è sempre utile, poi è bellissimo. Con scritto nato selvaggio. Cioè, bello proprio. Concludiamo con una cosa per la quale io ho insistito tantissimo. Federica diceva no. Dicevo, non è che dicevo no, è che... Piace. È bella, però io magari è una cosa la in voglio. Più... Attendiamo una marchettina. Bellissima questa salopette con scritto il re della giungla. Abbinato. Qua c'è scritto Simba. Esatto. Abbinata che cosa? Facci vedere. Abbinato c'è il body che è uguale al pigiama. Vedete? Tu. Un body abbinato al pigiama. Che poi qua pure, essendo gli stessi colori, alla fine ci si può mettere, che ne so, la felpa sopra e esce il pantalone giallo senape. Vedete, guarda. È abbinamenti che ve fa. Guarda perché c'ha caldo, se lo leva. Sì, comunque insomma ci sono un sacco di abbinamenti. E poi vi riprendo quello che avevo comprato prima. Avete visto che questo è tutto abbinato, cioè, ha fatto bene. Modi abbinati, vabbè. Comunque, abbiamo finito per questa prima volta. Sì, è finito la prima volta. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, soprattutto in questa atmosfera di pace. Silenziosa. E, diciamo, il microfono avrà preso tutti gli strilli di Tommy. Grazie, Tommy. Comunque, vi assicuriamo che lui non ha mai fatto così tante chiacchiere. Ta. Zero. Adesso, solo per voi. Tutto adesso. E soprattutto, non ci chiedete più perché giriamo pochi video. Perché Tommy, comunque, è sempre sveglio. Quindi, quando dorme, noi ne approfittiamo. Anzi, Tommy, salutiamo gli zii. Salutiamo gli zii. Ah. Allora, prendiamo Tommy. Quindi tu, che io ho il terzo cicallo.
Comunque lui è gasato perché non gli è mai capitato di tutta sta roba, perché di solito quando noi giriamo i video dorme. Adesso è proprio gasatissimo. Allora, ecco qua il nostro Simba. Il video di oggi finisce qui e ci vediamo prestissimo con altri video di casa e a breve anche video di Natale. Video di Natale. Comunque noi, mentre usciranno i video della serie, faremo uscire altri video per tenervi compagnia in queste giornate molto piovose. Piove da voi? Qua ha piovuto. Vabbè, comunque restate con noi, iscrivetevi, noi siamo stanchi. Abbiamo mangiato alle 4, alle 5. Erano 4 e mezza 5. Una lasagna abbiamo mangiato, cioè eravamo partiti dal non mangiare niente e siamo arrivati a mangiare la lasagna. Questo con questo tutto il giorno così, mi sembra. Dove vai? Era De Graggio quella che stava col collo storto. Vabbè. Da adesso De Federica. Basta. Cioè, no, avete già cambiato video? Siamo bruciati, avete fatto bene. Alla fine riusciamo a vedere la cosa, la foto del cellulare. Va a prendere il cellulare. Ok, ciao. Questa era la vecchia. Sì, buonanotte, 15 secondi, sai. Tagliamo. Questa è la nuova. E che c'ha di bello questa? L'anello. Vi è piaciuta?